Che schifo sta cosa in bocca. Ma di chi è? Boh. È mia. Ok, volevo parlare di un'altra cosa, però mi è venuta in mente questa. Che è importante. Ti è mai capitato che qualcosa ti abbia fatto schifo? Certo che sì. In quel caso lì hai provato disgusto. E ti è mai capitato di non fare qualcosa per il semplice fatto che il solo pensiero di farlo ti faceva schifo? Certo che sì, e ti è mai capitato di disapprovare qualche comportamento altrui per lo stesso motivo? Ovvio, stiamo parlando del disgusto. Nei video precedenti abbiamo già parlato di un sacco di cose, di cose che interessano un po' di più e di cose che interessano un poco meno, e abbiamo parlato di un sacco di emozioni e dei principali disturbi che le interessano. Ma non abbiamo mai parlato di disgusto. Che schifo! Ok, stavolta dobbiamo parlare del disgusto, perché secondo me è una delle emozioni maggiormente sottovalutate, eppure certe volte è causa di disturbi psicopatologici serissimi. E le persone non lo sanno. Le persone riconoscono abbastanza bene di avere un problema con la propria ansia, col proprio umore e addirittura certe volte con la propria rabbia, ma hanno serie difficoltà a riconoscere di avere un problema col disgusto e lo sottovalutano. Molto spesso capita che le persone credono di avere un disturbo d'ansia, in realtà hanno un disturbo del disgusto. Eppure, come la gioia, la tristezza, la rabbia e la paura, anche il disgusto è un'emozione primaria. Emozione primaria significa che non può essere scomposta in tensioni emotive più semplici, ma che anzi, insieme ad altre emozioni, può formare e dare corpo ad emozioni più complesse. Ce lo siamo già raccontati questa cosa nel video sul disprezzo, guardatelo, dove appunto ansia e disgusto insieme generano il disprezzo. Comunque ormai lo sappiamo, se nei nostri geni c'è scritto che possiamo provare disgusto, è perché nella storia evolutiva di noi esseri umani il disgusto ci ha salvato la vita. Immagina di camminare per strada e a un certo punto di vedere una bella cacca di cane sul marciapiede. Immagina di avvicinarti, di abbassarti e di odorarla. Che provi? Schifo. Lo stesso schifo che proverei io. Al solo pensiero mi viene da vomitare. Questo è il disgusto. E a che serve? Mi sembra ovvio. L'hai capito da solo. Il disgusto ci impedisce anche di ammalarci, di avvelenarci, di poter essere contaminati. Cioè di poter evitare tutte quelle cose che ci ucciderebbero da dentro. Non che ci attaccano da fuori, ma da dentro, come veleni, virus e batteri. E la cacca ne è piena. Quindi concentrati, ogni volta che pensiamo che è schifo, proviamo disgusto, non paura. E come ti ho anticipato, il disgusto fuori controllo, esattamente come l'ansia fuori controllo e la tristezza fuori controllo, può procurare gravi disagi psicologici, come ad esempio il disturbo ossessivo compulsivo. Prima si pensava che il disturbo ossessivo compulsivo era prevalentemente un disturbo d'ansia, infatti nei manuali psichiatrici era messo dentro i disturbi d'ansia. Oggi non è più così, è stato tirato fuori e ha una categoria a parte, perché appunto una componente emotiva fondamentale del disturbo ossessivo compulsivo è il disgusto. Per capirci al volo, se hai una fobia per gli scarafaggi, piano piano la paura per gli scarafaggi attraverso dei trattamenti da desensibilizzazione specifici può pure passare, ma se gli scarafaggi ti fanno schifo è molto più difficile che passi il disgusto. Se ti fanno schifo oggi, ti faranno schifo domani. Ad esempio, io non tollero i formaggi, proprio non mi piacciono, ma quando ero piccolo probabilmente avevo una vera e propria fobia alimentare. Proprio i formaggi mi terrorizzavano. Se volevi davvero farmi paura, dovevi inseguirmi col formaggio. Piano piano la fobia è passata, ma il disgusto rimane, cioè adesso li tollero, li accetto nel frigorifero, possono essere portati pure a tavola, ma questo non significa che li apprezzo. Inoltre noi esseri umani non proviamo disgusto solamente per le cose, in quanto cose, ad esempio come la maggior parte di noi prova disgusto per la cacca e gli scarafaggi. Ah, mi è fatto venire in mente una cosa, è stato osservato come tutte le escrezioni umane o animali
alla maggior parte delle persone di questo pianeta generano disgusto come la cacca, il piscio e lo sputo. Tranne le lacrime. Le lacrime non disgustano, ma generano tenerezza. È serissima sta cosa, cioè le lacrime danno un altro segnale, anziché allontanare, avvicinano. Non è una cosa serissima. È una cosa serissima. Comunque torniamo a noi, perché in questo video, velocemente, dobbiamo parlare pure di questo. Abbiamo già capito che non ci disgustano solamente le altre cose, ma certe volte ci disgustano anche i comportamenti. Cioè, molte cose noi non le faremmo mai, non perché non sapremmo farle, ma perché ci disgusterebbe farle, così come certe volte ci disgustano gli altri per quello che fanno o per quello che pensiamo che potrebbero fare, e per questo li teniamo lontani. Ora, in questo senso, il disgusto è un'emozione molto più bastarda dell'ansia, perché se io mi spavento di te, piano piano, conoscendoti, la paura si affievolisce e potrei avvicinarmi benissimo. Mentre se mi fai schifo, avrei molte più difficoltà a tollerare la possibilità che tu mi possa fare schifo. Naturalmente la cosa è reciproca, posso farti schifo pure io. E qui entriamo in un altro campo, in quello che viene considerato il disgusto morale. Perché non mi fai schifo solo se penso che hai le mutande sporche di cacca, perché quelle puoi pure lavarle. Ma qui rientriamo nell'ottica dei comportamenti moralmente accettati o meno, perché molte persone pensano che un comportamento è immorale quando genera pericolosità, cioè un comportamento immorale quando può procurare danno. In realtà non è proprio così, perché noi tendiamo a considerare i comportamenti immorali quando ci fanno schifo e magari non fanno nessun danno. Te l'ho detto l'altra volta nel video sui dilemma morali. Ad esempio, se io in questo momento vado al supermercato, mi compro un bel pollo cellofanato e me lo faccio, non sono pericoloso, non mi vede nessuno, poi il pollo lo butto e non se lo mangia nessuno. Ma in realtà ti faccio schifo, tu considereresti questa cosa immorale. Guardate il video sui dilemmi morali, te lo lascio in descrizione. E quindi perché ci stiamo raccontando queste cose? Te l'ho anticipato all'inizio, ci stiamo raccontando queste cose perché certe volte il disgusto fuori controllo può essere alla base di un disturbo ossessivo compulsivo. I disturbi ossessivi compulsivi si esprimono attraverso tre principali categorie all'interno delle quali sono iscritte le principali ossessioni, ovvero da contaminazione, da controllo e da dubbio. Nelle ossessioni da contaminazione, è chiaro, devo stare estremamente attento a non essere contaminato e quindi devo necessariamente fare qualche cosa per abbassare il livello d'ansia determinato dal disgusto. Proprio l'altra volta un signore mi ha raccontato che lui deve avere il suo dentifricio, cioè ognuno di noi ha il proprio spazzolino. Certe volte le persone addirittura si scambiano gli spazzolini tra partner, ma ognuno di noi ha ragionevolmente il proprio spazzolino. Non mi era mai capitato di sentire però che qualcuno doveva avere il suo dentifricio, e quindi ho chiesto in che senso deve avere il suo dentifricio, e mi ha risposto sì, perché altrimenti si contamina. E io davvero non riuscivo a capirlo, e poi ho capito che è perché lo spazzolino tocca il tubetto del dentifricio di tutti. Ho detto, ma io non lo tocco col dentifricio lo spazzolino, e lui mi ha risposto è impossibile. Ed effettivamente è impossibile, perché quando mettiamo il dentifricio nello spazzolino, poi per staccarlo dobbiamo toccare col tubetto lo spazzolino, e giustamente il signore mi ha detto è impossibile, io devo avere il mio dentifricio per evitare che tocchi gli spazzolini degli altri. Questa è una vera e propria ossessione da contaminazione. Sei d'accordo? Però non è grave, perché non compromette la qualità della vita. Ci sono vere e proprie ossessioni e compulsioni invece che ci fanno perdere un sacco di tempo e che non hanno senso. Cioè il danno che comportano in termini di tempo sprecato è sicuramente maggiore rispetto ai rischi evitati. Comunque mi butto, oggi sono stanco, la prossima volta proverò a fare un video migliore.